Sempre in relazione appunto con questo tempo che sembra, e queste figure, che sembrano appunto vivere in un tempo in cui non ci sono dei confini netti, in realtà. Mentre io leggevo non mi veniva di parlare appunto di linee di demarcazione tra un passato, un presente e un futuro, almeno non solo di questo, ma più di una zona. È come se nella scrittura si creasse una zona in cui tutti questi tempi interagiscono tra di loro e vi sono di continui valicamenti di questi confini, in un certo senso, no? E quindi, appunto, in questo volevo proprio chiederti queste figure sono figure di scomparsi in un certo senso, ma che non si decidono a morire. E quindi appunto come si struttura, come si sviluppa appunto tutta questa questione del tempo, un po' più, Allora, che sembra essere appunto l'ipnotico, no? Di tutta questa raccolta. Quanto viviamo noi biologicamente? 70, 80 anni. In realtà viviamo molto di più. Il respiro della nostra vita si propaga, è un'onda, una vita è come una sassata in uno stagno, no? Il sasso entra nell'acqua, nel momento in cui entra nell'acqua, poi libera delle onde. Queste onde fino a dove arrivano? A seconda magari delle persone, a seconda dell'esistenza che abbiamo condotto. Però molto di più, si propagano molto di più, no? Che così, una semplice biologia, tout court. E agiscono. Per cui queste persone non sono a rigore degli scomparsi. Sì, sono finiti biologicamente. Non so quanto respireranno ancora, non so quanto la eco delle loro azioni e delle loro esistenze si protrarrà lungo il tempo. Però so che noi siamo abituati a pensare i termini di vita e morte fin troppo in maniera fin troppo scientifica. Per quel che concerne poi la loro esistenza, il loro ostinarsi a esistere comunque. Ecco, questo esistere prende la forma di una sorta di coralità che è raccolta in un punto preciso, in un individuo preciso che si chiama Pierluigi Cappello e che ha scritto queste cose, ma non è detto che non sia sparsa in altre persone, le quali non hanno avuto l'avventura di scrivere un libro. Insomma, io credo che ognuno di noi porti dentro di sé, porti con sé una forma di coralità e ognuno di noi non abbia uno sguardo strettamente individuale, o meglio, quell'individualità specifica, localizzata in un essere umano e in uno sguardo è un'individualità formata da tante altre individualità. E questo è il nostro essere noi, poi alla fine, no? È questo, credo. È in questo senso siamo attraversati dal tempo. Tra l'altro poi anche il tempo è qualcosa che sfugge. Il tempo si contrae e si dilata a seconda del nostro modo di stare dentro di esso. Quindi non dirò una bestialità, a me il tempo non sembra misurabile, no? E allora
prende forma, si concreta soltanto quando c'è un perno, un cardine intorno al quale si organizza, no? E questo cardine magari in quel momento è il poeta che ha scritto delle cose e che lo ha reso manifesto, evidente in quell'istante lì, preciso. E credo che la poesia esca e sia in intima relazione con quel momento di incontro tra l'astrazione, no? questo grande fondale bianco che è il tempo, e l'individuo specifico, definito, no? Quando si incontrano, ecco, esce in tutta evidenza il tempo, e questa è forse la forza più grossa, più grande della poesia, dare forma al tempo. Quando si diceva, e credo che sia ancora oggi valido, se volete capire un'epoca, leggete di quell'epoca i suoi poeti, si diceva una verità che magari non era così percepita, così definita come lo è adesso, no? Ma era una verità. Si leggevano i poeti perché i poeti definivano, rendevano visibile per un momento il tempo, ecco, credo questo. E la memoria dentro questo discorso. Più che memoria parlerei di un continuo, come seguendo Bonfoy, di un continuo rammemorare. Come lo ricordo, sì. Ecco, che ha una prospettiva, porta con sé una prospettiva di futuro. No, il verbo in sé, un continuo, perché tu quando hai, e tutti noi ce l'abbiamo, il patrimonio delle nostre memorie si rinnova continuamente, si leviga continuamente nel tempo, diventa continuamente altro. Poi adesso con la neuroscienza si capisce anche che la nostra memoria è una memoria che procede anche qualche volta per caso, e magari delle cose importanti, degli eventi fondamentali della nostra esistenza vengono cancellati e delle cose apparentemente minime vengono ricordate. Bene, questo non deprime il valore del ricordo, semplicemente ci fa percepire una volta di più la nostra splendida fragilità, no? Noi siamo in continua, siamo un cantiere continuo. E anche poi quando prima abbiamo parlato di parole, ci riferivamo alla parola pronunciata, o ancora di più, e ancora in maniera più la parola scritta. In realtà noi svolgiamo un'attività linguistica ininterrotta, perché noi parliamo quando pensiamo. Anche. E questo nostro pensato, che è in continuo svolgimento, un nastro, no? che non si stanca mai di srotolarsi, questa attività è il polmone verde delle nostre coscienze, no? Ebbene, io credo che questo polmone verde poi sia minacciato dalla continua, prolungata semplificazione del linguaggio, che è proprio del sistema mediatico, televisivo in particolare, ma poi anche tutto il sistema, mi riferisco anche alla rapidità di comunicazione che si usa con gli SMS, o alla velocità di scrittura dei blogger, o mi riferisco a tutte queste cose. In realtà il linguaggio non è soltanto un'astrazione di segni su dei fogli, una simbolizzazione, ma è qualcosa di molto più concreto, o come la percezione, queste sono cose mie, è di quasi biologico. A proposito di questo, mi viene in mente quando scrivi la vostra lingua è la mia, ma la mia non è la vostra, proprio con un immediato riferimento subito dopo ad una pubblicità televisiva. Sì. E legata a questa c'è anche il discorso della parola aggiustata che viene fuori come appunto davanti al logorio
linguistico a cui siamo sottoposti, occorra proprio un'azione che è quel carico, mi sembra, quel ridare responsabilità anche a noi stessi attraverso il ridare responsabilità alla parola. E appunto penso che la poesia in effetti sia uno degli strumenti, forse lo strumento che più di tutti serve a ridare peso, a legare di nuovo, a ricucire i legami che la parola ha con la realtà. È scandaloso vedere, adesso prima l'ho detto in termini vaghi, adesso lo dico in termini un poco più precisi, è scandaloso vedere il linguaggio dei politici, per esempio, che è un linguaggio sistematicamente virato alla menzogna, no? Bene, per riparare queste cose, ovviamente, possono suonare velleitarie, no, queste dichiarazioni, come fa chi scrive lo fa innanzitutto come testimonianza. Io non ho sicuramente il potere di uno spot pubblicitario, perché il dato di fatto è che, per bene che vada, e questo è di tutti gli scrittori, tu puoi vendere 3.000 copie del tuo libro, 4.000, ed è già un... ma il valore è proprio in quel gesto gratuito, è il gesto di Ettore che si sfila l'elmo, di cui parlavamo stamattina. E poi è questa, magari al momento impercepita, azione che riempie di significato la scrittura poetica. Questo credo. Insomma, uno scrittore di oggi, un poeta di oggi, in qualunque modo scriva, e di qualunque cosa si occupi, dal vaso di begonie là fuori battuto dal sole che vedete, o le dichiarazioni più impegnative, no, civili, carattere civile, via via, per il puro e semplice fatto che scrive, compie un atto di resistenza.